Oggi parliamo di un libro molto interessante con la professoressa della storia all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Elisa Giunibero. Buongiorno. Buongiorno. Allora, perché hai scelto questo tema e perché dobbiamo conoscere questo personaggio? Matteo Ricci è stato amico di Xu Guangqi, non avrebbe potuto avere una conoscenza così approfondita della Cina dove ha vissuto se non avesse conosciuto personaggi come Xu Guangqi. È stato grazie a questa interazione, a questo scambio, che l'Europa ha conosciuto poi attraverso i gesuiti molto della cultura cinese. La prima motivazione è quella proprio dello scambio, che si realizza sempre non fra le culture ma fra le persone. Quindi Xu Guangqi e Matteo Ricci sono stati un esempio di questo scambio reciproco che ha portato ad una sintesi interculturale molto originale. Ha scritto questo libro Xu Guangqi e gli studi celesti. Può presentare un po' cosa c'è nel Sì, libro? questo libro rappresenta la prima raccolta di scritti di Xu Guangqi in italiano. La maggior parte di questi testi per la prima volta vengono tradotti in italiano e presentati al pubblico italiano. Sono una parte degli scritti di Xu Guangqi e sono stati scelti con il filo conduttore dei Tian Xue, degli studi celesti. Sappiamo che ha rifatto calendario, e quindi secondo lei che questo libro ci ha scritto degli studi celesti, forse cosa ha fatto con calendario, cosa poi ha introdotto anche in altri paesi? Anche questo faceva parte degli studi celesti, no? Proprio in questo caso proprio studiare il cielo, no? Quindi il cielo non solo inteso come il creatore, quindi un dio, ma proprio in questo caso l'astronomia, no? Era un modo per accreditarsi, per accreditare la scienza, il sapere occidentale, accreditare la scienza occidentale come valida. Era un momento di crisi della dinastia Ming e Xu Guangqi era un funzionario, quindi un politico che doveva salvare la dinastia o comunque cercare di migliorare la situazione e ha dato tanto contributo in questo e quindi anche l'apporto delle scienze occidentali per lui andava nella direzione di rafforzare il suo paese, di aiutare la sua patria.